Diez si è qualificato per questa finale battendo al primo turno l'austriaco Markus Ifl, 6-2, 6-3 il punteggio. Al secondo turno si è sbarazzato del nostro Vincenzo Santopadre per 6-4, 6-4. Quindi vittoria sulla testa di serie numero 1 del torneo, l'argentino Cela per 6-3, 6-2 e ieri appunto successo sull'altro spagnolo Alonso, 6-2, 6-1. Per quanto concerne invece il cammino di Calleri, al primo turno si è sbarazzato del francese Guardiola, 3-6, 6-4, 7-5, al secondo ha avuto ragione dell'ungherese Savolt, 6-2, 6-3, quindi vittoria ancora su un altro francese, UE, 6-3, 6-1, e questa mattina ha concluso l'incontro di semifinale contro Charpentier, 6-4, 4-6, 7-5. Ancora con il rovescio Calleri, è entrato in campo molto determinato. D'altra parte abbiamo parlato con il suo coach Fabiano Blengino, argentino di nascita ma grande padronanza della lingua italiana. Blengino ha detto: chissà che non sia stato un bene per il mio Agustin Calleri entrare in campo questa mattina e scaricare i nervi. E in effetti, stando a quanto sta facendo vedere questi primi game, chissà. 30-0. Jacobo Diaz, giocatore inquadrato in questo momento dalle telecamere guidate dal nostro regista Nazareno Balani, telecamere del Serna 1 di Ancona, l'RVM di Roma. Jacobo Diaz, dicevamo, un giocatore completo, piuttosto solido mentalmente. Qui rivediamo appunto, che fortunoso questo nastro doppio. 40-0. No! E ancora il nastro è dalla parte di Calleri. Questa volta non va a segno con il rovescio lungolinea. Non ha trovato la distanza dalla palla. 40-15, ancora alla ricerca del suo tennis migliore, Jacobo Diaz. Fatto di pressione da fondo campo. Molto solido il servizio di Calleri. Gioca una prima palla piatta, poi arrota e lavora la seconda. Soprattutto serve centrale quando cerca l'ace. Con uno dei limiti di Calleri è lo spostamento laterale. Jacobo Diaz lo sa bene, infatti cerca di spostarlo da una parte all'altra del campo. Vedete qui il rovescio, tutte e due amano giocare il rovescio ad una mano, e qui il colpo incrociato è arrivato con qualche difficoltà, un po' pesante sulle gambe, ma alla fine il nastro ha, vedete, messo in serie difficoltà Diaz, che sbaglia, manda la palla a rete. Siamo 2-0, primo set. Sarà pure il rovescio, ma già ha commesso due errori molto evidenti con il rovescio Calleri. Non so, secondo me è il dritto il suo colpo migliore. Adesso si presenta a rete, quasi in contropiede, ha provato a seguire la prima di servizio. Vuole non proprio alla John McEnroe, e quindi eccolo qui l'errore. 15 pari. Oh. Oh.
30-15. 30-15. Pari, è ancora molto rigido. Jacobo Diaz va contratto, non è entrato bene nel match a differenza di Agustin Calleri. Attenzione, 0-2, 30 pari. E questo è un punto importante almeno per quanto riguarda il primo set. Fuori, è arrivata la chiamata del giudice di linea, siamo d'accordo con quel giudice, la palla di Diaz sembrava effettivamente fuori, rivediamo, eh sì, è proprio fuori, sembra proprio fuori, ma adesso l'arbitro Messina scende dalla sedia, si conferma la chiamata. Manuel Messina agilmente recupera il suo posto, 30-40 dunque. Ancora una palla break per Agustin Calleri. Ancora con il dritto va a segno. E siamo 3-0. Conduce 3-0. Da 12 minuti sono in campo Calleri e Diaz, Calleri argentino, Diaz spagnolo, per giocare la finale. Semifinale Spigno e ha battuto sempre nel 99 al primo turno del Roland Garros Daniel Vace, che a proposito di Roland Garros anche quest'anno buon risultato per Calleri, eliminazione al terzo turno per mano di Medvedev. Ma al primo turno successo su Mantilla, al secondo vittoria su Dominic Rbati. Dunque attualmente Calleri numero 95 del ranking mondiale, a differenza di Jacobo Diaz che è numero 136. Al servizio Agustin Calleri, giocatore potente, possente, pesante anche sul piano fisico proprio. 15 pari, doppio fallo, dopo la pioggia abbondante di ieri che aveva costretto gli organizzatori a non concludere il match di semifinale dallo stesso Calleri e Charpentier. Oggi finalmente sole, non proprio cielo limpido, ma sole, non c'è minaccia di pioggia, c'è ancora molto vento, un vento freddo, fresco, non esageriamo. È fuori anche questa, 15-30. Per due volte nel corso del game precedente Calleri aveva avuto il nastro dalla sua parte. Adesso è lo stesso nastro a tradirlo. 15-30. È fuori, è lunga, questa volta errore con il dritto, 15-40 e due palle break per Jacobo Diaz, che ha la possibilità di rientrare in partita in questo primo set che lo vede indietro di due break. Con il servizio, 30-40. Diaz ancora una palla breve.
rischiato moltissimo Calleri contro Charpentier, avanti 6-4, 3-0, in pratica partita conclusa, poi la pioggia, l'interruzione e il rientro prepotente di Charpentier. Intanto si apre bene il campo con il dritto, viene avanti e poi conclude con lo smash al volo. Parità, due palle break salvate, rivediamo. Anzi era il rovescio, poi non lascia rimbalzare la palla. Rischia, ma conquista il 40 pari. E questo è il dritto che ama Agustin Calleri. Dal centro del campo, palla alta, lenta, da questo schiaffo, questo qui, alla palla, traiettoria ad uscire, imprendibile. 40-30, tre punti consecutivi di Calleri. Adesso alla palla del 4-0. Ace! Diaz ha avuto la possibilità di rientrare in partita in questo primo set, non è riuscito a sfruttare le occasioni che ha avuto e dunque Calleri 4, Diaz 0. Diaz non è giocatore che si lascia andare, che si innervosisce, dunque noi prevediamo un recupero. No! 15-0. L'anno scorso Diaz, non dimentichiamolo, è stato semifinalista al Venice Open. Ancora con il rovescio cerca di conquistare il punto, 30-0, la palla esce abbondantemente oltre la riga di fondo, ha cercato due rovesci lungolinea, è un bel colpo questo, vedete come si appoggi bene sulle gambe, come porti avanti il peso del corpo. 30-0 Diaz. No! 30-15. È lunga anche questa, l'attacco, ha provato a venire a rete. 30-15. Palla è fuori, 30 pari. È 30 pari, ai ai, qui si rischia cappotto. Rovescio incrociato, vincente, palla proprio all'incrocio delle righe e nuova palla break per Calleri. Sta giocando come meglio non potrebbe Calleri. Prima lavora l'avversario con questo dritto incrociato, molto lavorato in top spin e poi chiude campo completamente aperto alla sinistra di Diaz. Palla del 5-0. Cerca parità. Spesso questo rovescio lungolinea, trova spesso l'errore, parità. Gioca meglio il rovescio incrociato, cerca più spesso quello lungolinea. No!
salto dritto è davvero potente, preciso, poco falloso, molto solido. Nuova palla break Calleri. E ancora una possibilità di portarsi sul 5-0. Lo spagnolo in difficoltà. Intanto il sole è andato via. Ma per ora non c'è minaccia di pioggia. Arriva Calleri molto bene. Se è in difficoltà quando è costretto a spostarsi lateralmente nella corsa in avanti, Calleri si muove molto bene con agilità. In questo caso rivediamo il rovescio in top spin, il tentativo di palla smorzata, giocata neppure troppo male, poi il tocco di dritto da parte di Agustin Calleri. 5-0, Calleri. Eccolo qui il bel rovescio di Calleri. Rovescio in top spin e poi la corsa in avanti. Per Agustin Calleri sta andando tutto più che bene, direi. 5-0. Forse non si aspettava neppure lui un avvio di incontro così facile, così perentorio. Tempo. Calleri, questo argentino di 24 anni che affronta lo spagnolo Diaz, coetaneo. Attualmente 95 del mondo Calleri, 136 Diaz, però è stato anche Diaz numero 54. Adesso Calleri va a servire per il set, esordisce con questo ace, questa volta ad uscire. Uno schiaccia sassi, 1,80 m d'altezza per 81 kg, ancora un ace. 30-0. Non sta sbagliando nulla Calleri, ha sbagliato solamente due rovesci lungolinea. No. Calleri, grande appassionato di calcio, tifoso accanito del Boca Junior. Diaz ama il calcio, tifa per il Real Madrid. L'attacco di Calleri, 40-15, due set point, 5-0. Non c'è partita fino a questo momento, ancora molto contratto, distante dal match, piano mentale proprio, prima che fisico. Jacobo Diaz, eccolo qui, Diaz che risponde con il doppio set point di Calleri. No! Colpisce la riga sul colpo precedente, esce invece di almeno 10-15 centimetri l'ultimo colpo e dunque siamo 6-0. Agustin Calleri, 6-0. Non c'è partita fino a questo momento tra i due finalisti dell'Open di Venezia, che si gioca al Green Garden di Mestre, Green Garden che ospiterà il match di Davis Italia-Belgio. A questo proposito Gaudenzi e Narciso sono andati avanti nel torneo di doppio. Meglio così, buone notizie dunque almeno per quanto concerne il doppio, mentre in singolare le cose sono andate decisamente peggio. Gaudenzi è stato eliminato al secondo turno dopo aver faticato non poco contro il croato Zovko,
poi battuto Charpentier 6-2-6-1 al secondo turno. Per quanto riguarda quello che dovrebbe essere il secondo singolarista italiano, cioè a dire Davide Sanguinetti, bene, Sanguinetti eliminato al primo turno dal tedesco Kraka, proveniente dalle qualificazioni 6-1-6-1. Sta per avere inizio il secondo set della finale del Venice Open. 6-0 il punteggio per Calleri, il primo set. Calleri argentino in alto nei vostri teleschermi. Jacobo Diaz serve il primo 15 del secondo set. Primo set a senso unico, solo Calleri in campo. Sta giocando molto bene Calleri, sta spostando Diaz da una parte all'altra, varia molto la rotazione della palla, il ritmo del gioco. D'altra parte, contro uno spagnolo tipico qual è Diaz, questo è il gioco che bisogna fare, bisogna variare le rotazioni della palla, variare il ritmo, la velocità di palla. Solo così si può sperare di vincere. E Calleri sta davvero interpretando nel migliore dei modi questo schema tattico. Non riesce Diaz proprio a tenere in gioco la palla, non tiene il ritmo di Calleri. Per lo spettacolo ci auguriamo naturalmente che ci sia maggior battaglia in questa seconda partita. Fino a questo momento Diaz è assolutamente assente. Non riesce, ha provato a cambiare qualcosa Diaz, ha cercato la palla corta, ha chiamato 0-40. Calleri a rete, poi ha cercato di infilarlo, ma addirittura con il lob in difesa di rovescio, ma niente da fare. 0-40, ci sono tre palle break ancora per Calleri. Non ha tenuto un solo turno di battuta Diaz fino a questo momento. Questa volta trova la riga con il servizio. E a pensare che Diaz aveva battuto la testa di serie numero 1 nei quarti di finale Cela 6-3-6-2, dunque molto agevolmente. Poi ieri si è sbarazzato dello spagnolo Julian Alonso, grande talento, forse poca testa, ma la facilità con cui ha vinto faceva pensare ad un incontro di finale ben diverso. Ha vinto 6-2-6-1, fermo, immobile assolutamente Jacobo Diaz, e non c'è partita. Chissà che abbia qualche problema sul piano fisico, strano, lui che ama correre, lottare sul campo, lui che ama prolungare i match proprio per questa condizione fisica che non lo tradisce mai, si trova costretto ad accettare un'umiliazione di questo genere. Questo dritto sì, era ben giocato, ma non era di grande potenza. 6-0, 1-0, tutto in favore di Agustin Calleri, il giocatore che è allenato da Fabiano Blengino, da tre anni Blengino segue questo giocatore e ha ottenuto anche buone soddisfazioni, se pensiamo che appunto quest'anno Calleri ha superato due turni al Roland Garros. 15-0. Tra l'altro battendo specialisti come Felix Mantilla e Dominic Hrbaty, eliminato solamente da Andrei Medvedev. Arriva Calleri,
Diaz ha chiesto il double, il doppio rimbalzo, così è in effetti. Vediamo, sì, grazie Balani. La smorzata di dritto, la palla sì, ha rimbalzato due volte, 15 pari. Per Calleri sarebbe una bella soddisfazione vincere questa finale. Qui la demi-volée arriva pesante, Jacobo Diaz, 30-15. Vediamo, tentativo di passante con il dritto, poi la corsa in avanti, ma non riesce ad addomesticare questa palla, che non supera la rete. Dall'altra parte questo martello pneumatico, questo schiaccia sassi, quale Agustin Calleri continua nella sua lunga corsa verso il successo, verso il titolo. Ancora un ace, 40-15. Palla corta. Lob, ben giocato, superato in altezza. Jacobo Diaz, che certo non è così alto. Produce due giochi a zero. E siamo due giochi a zero. 1,60 m d'altezza Jacobo Diaz. Mentre Calleri è 1,85 m, pesa 84 kg, piuttosto pesante Calleri, ma almeno nella corsa in avanti non è niente male. Anche Diaz non è così leggerino, 75 kg. 6-0, 2-0, non riesce a racimolare neppure un piccolo game Jacobo Diaz. Con il dritto, 0-15. Certo è che Diaz dovrebbe cercare di far qualcosa, dovrebbe provare almeno a cambiare il suo schema tattico. Non può continuare ad accettare questo scambio da fondo campo, oltretutto senza soluzioni. È lì che palleggia, che si limita a controllare, a cercare di sbagliare il minor numero di colpi possibili, ma a Calleri non si può permettere assolutamente di prendere in mano le redini del gioco, assolutamente. Stecca clamorosamente la palla a Diaz, 0-30, oltretutto Diaz è anche troppo distante dalla riga di fondo, 0-30. È troppo in difensiva. Chiamato a rete e poi questa palla steccata, ha provato un lob di dritto. 0-30, troppo distante dalla riga di fondo Diaz, dovrebbe cercare di avanzare, di fare almeno un passo. Cercare di anticipare un po' più questa palla, che certo è pesante, quella di Calleri. E qui completamente fuori giri, la palla è uscita di almeno 30 centimetri, abbondantemente in corridoio, ancora tre palle break per Agustin Calleri. Tranquillo, sereno, concentrato sempre, non perde mai di vista l'incontro. E visto come sono andate ieri le cose, forse l'unica speranza a questo punto di Diaz è la pioggia, ma non c'è minaccia. Le nuvole stanno pian piano allontanandosi dal cielo di Mestre. Non è stata fino a questo momento una gran finale, una gran bella finale. D'altra parte, l'anno scorso Pavel batté Dose del 6-2-6-0, due anni fa Buenea si impose su Squillari 6-3-6-3. Insomma, 30-40.
due sole volte si è andati al terzo set, ma un terzo set comunque mai combattuto. Nel 97 Alonso batté Kraka 6-0 al terzo, nel 93 Carbonell si impose su Schaller 6-1 al terzo. In tutte le altre edizioni Orsedar 6-4, 6-2, Costa 6-3, 7-5, Muster 6-4, 6-1, poi appunto Carbonell, quindi Santoros 6-2, 6-2, Berasateghi 6-2, 6-2, Alonso 6-0 al terzo, quindi Buonea 6-3, 6-3 e Pavel 6-2, 6-0. Ma seguiamo questa terza palla break per Calleri. In contropiede ha lavorato molto bene il rovescio Agustin Calleri, conduce cambiando molto la rotazione della palla, ha giocato un rovescio incrociato molto stretto in top spin e ancora in difficoltà Jacobo Diaz, un Jacobo Diaz assolutamente assente, incapace di reagire, incapace di prendere la pur minima iniziativa. È lì che cede, che subisce e che subisce soprattutto sul piano del risultato oltre che su quello del gioco. 9 game consecutivi da parte dell'argentino Agustin Calleri e qui rivediamo ancora il punto con cui Calleri ha conquistato il secondo break di questo secondo set, 6-0, 3-0, un 3-0 pesante, due break di vantaggio per il giocatore argentino. L'arbitro Messina chiama il tempo. Chiediamo ad uno spettatore che ci sta impedendo la visuale di abbassarsi. Grazie mille. 15-0. 15-0. Mamma mia, un incubo per Diaz. Speriamo anche per lui che si risvegli presto. Grandissima prontezza di riflessi di Agustin Calleri. Era lì pronto con la sua bella volée di dritto, poi ha dovuto cambiare impugnatura, cambiare posizione delle gambe, guardate il nastro, e poi si è girato. Non sappiamo veramente come sia riuscito a mettere a segno questa volée di rovescio. Bravissimo Calleri, segno di grande concentrazione. Il rovescio di Calleri che viene avanti, prima con quello lungo linea, poi con quello incrociato. Non c'è partita, assolutamente sconsolato Jacobo Diaz, non riesce in nessun modo a reagire all'impeto furioso di Agustin Calleri. 40-0. Ace di seconda. Mamma mia, 4 giochi a 0. Sta per calare il sipario su questa decima edizione del Venice Open, ma il sipario si rialzerà fra 2 settimane, neppure 10 giorni, per l'incontro di Coppa Davis. L'Italia e Belgio, con l'Italia che dovrà soffrire per conquistare la permanenza nel gruppo mondiale. Palla corta, tentativo di palla corta di Calleri. Non bisogna mai credere di aver vinto finché non si è giocato l'ultimo punto. Certo può giocare facile Calleri. Non deve strafare però, assolutamente. 30-0. Il pubblico sostiene naturalmente Jacobo Diaz, si augura che riesca almeno
prolungare il match di un game. Sarebbe brutto anche per lo stesso Albodoro, un 6-0, 6-0, per lo stesso Diaz, per il pubblico giunto qui. Ancora un errore. E finalmente tifiamo anche noi per Diaz, che almeno conquisti un game. Il dritto sbagliato di Calleri. Eccolo qui, ha provato il lungo linea. Go! 40-15. Certo è poco cosa dire che sta giocando male Diaz. Siamo troppo buoni. È assolutamente nullo. È lungo il rovescio lungo linea e questo game di Jacobo Diaz viene accompagnato da un lungo applauso. 4 giochi a 1, 6-0, 4-1, primo game vinto da Jacobo Diaz, spagnolo di 24 anni che sta subendo qui fin dal primo minuto contro Agustín Calleri. Non è caldo assolutamente a Mestre, tutt'altro, c'è un vento piuttosto fresco. Non crediamo che possa infastidire Diaz più di tanto. Intanto abbiamo visto il dato numerico relativo all'incontro. Eh sì, bei numeri. Almeno per Agustín Calleri, naturalmente. E questi sono tutti i raccattapalle che nel corso della settimana si sono alternati nei vari campi per i due tornei di singolo e di doppio. Agustín Calleri, 4-1, 6-0 per lui il primo set. Calleri ha insistito moltissimo sul rovescio di Jacobo Diaz, alla fine ha avuto ragione lui perché Diaz ha accorciato il colpo, Calleri ha avuto modo di venire avanti e poi il tentativo di passante non lo impensierisce più di tanto, la volée di dritto vincente, 15-0. Completamente sbagliata questa risposta, una seconda di servizio neppure troppo potente, neppure troppo rischiata. Diaz ha provato ad accelerare con il suo dritto, la palla è finita alle stelle e qui vediamo se rischia qualcosa invece. Calleri così è, con la prima spinge sull'acceleratore, va a tutta, 40-0. Ancora un ace di Calleri. Beh, qui ha sbagliato, ingenuo. Aveva tutto il tempo
poteva aspettare ancora che Diaz tornasse lato destro, lo vedete? Una risposta giocata così, qui poteva aspettare e giocare in lungolinea, invece ha voluto incrociare questo dritto e ha pagato le conseguenze. Comunque 40-15, nessun tipo di problema per Calleri. Quaranta-30. Ancora un ace. Gioco e 5-1. Ha servito una palla imprendibile per Jacobo Diaz, guardate, ad uscire, traiettoria molto incrociata, imprendibile veramente. Quindi ci siamo, probabilmente siamo se non al capolinea, comunque vicini all'ultima fermata. 6-0, 5-1. È lento Diaz, 0-15. Comunque Calleri ha giocato molto bene. Diaz non è stato all'altezza, ma l'argentino ha saputo imporre il suo gioco. Chiaro è lo schema tattico fin dall'inizio. Diligente comunque. Questa volta va a segno, forse uno dei primi punti di Diaz, uno dei primi colpi vincenti. Il dritto lungo linea, il rovescio e poi Calleri che nel tentativo di recupero va contro quel malcapitato giudice di linea. E questa volta non è doppio, rimbalzo, bravissimo Calleri. Davvero un gran punto. Diaz tornava già indietro, era convinto che non sarebbe mai arrivato. Invece Calleri con la punta della racchetta è riuscito a mandare la palla al di là della rete e poi andare a segno con la volée. 15-30. Calleri a due punti dalla vittoria. Pari. E siamo al match point. Siamo al punto che può valere il titolo per Agustín Calleri. Guardate la concentrazione. 30-40, attenzione. Ormai Diaz è già sotto la doccia. È sotto la doccia in pratica fin dal primo punto, ma adesso. L'attacco. Il tentativo di passante, la palla a rete e Agustín Calleri con il punteggio di 6-0, 6-1 in 50 minuti di gioco batte Jacobo Diaz, va a stringere la mano a Messina, probabilmente si porterà verso il suo coach Fabiano Blengino, così è lì che si abbracciano i due, Blengino e Calleri. Dunque, Calleri va a iscrivere il suo nome sull'albo d'oro del torneo.
Jacobo Diaz dunque mestamente lì seduto a cercare di pensare a quanto fatto in questa finale, lui che aveva disputato un ottimo torneo, che aveva battuto la testa di serie numero 1 Cela, che aveva eliminato agevolmente Alonso, si trova a dover star lì a pensare del perché di questa disfatta. È diverso certamente il discorso per Agustin Calleri, 23 anni come ha sottolineato anche la nostra grafica. Rivediamo l'ultimo punto, Calleri nato a Rio Quarto in Argentina, 23enne, compirà 24 anni il 14 settembre, un ottimo risultato quest'anno ottenuto a Roland Garros quando ha superato due turni, ha battuto Mantilla e Erbati, due ottimi giocatori, allora, prima di perdere da Andrei Medvedev. Scusate innanzitutto per la mia voce. Agustin Calleri dunque attende di, la premiazione di alzare la coppa al cielo, ricordiamo $125,000 il montepremi. E qui Fabio Sapori, direttore del torneo, diciamo i 25 anni di fondazione del circolo, va a premiare Agustin Calleri. Volevo ricordare al pubblico e naturalmente a tutti quelli che da 10 anni collaborano a questo torneo. Adesso sta ringraziando tutti quanti i collaboratori. Bartella. Vorrei un applauso, grazie. Susan Coglan al player desk. Federico Donato. Intanto guardate lo sconsolato Diaz. Silvano Zago. Sicuramente diverso l'umore di Agustin Calleri che non aspetta altro. Qui intanto Silvano è il piatto che andrà a Diaz e questo è il trofeo invece che andrà nelle mani di Agustin Calleri, vincitore della decima edizione del Venice Open. Ricordiamo ancora il punteggio con cui in finale ha battuto Jacobo Diaz, 6-0, 6-1. Calleri è lui il vincitore della decima edizione del Venice Open. Agustin Calleri, ringraziamo tutti quanti hanno reso possibile queste trasmissioni, appunto il nostro regista Balani, poi l'esterna 1 di Ancona, l'RVM 1 di Roma. All'undicesima edizione.